Ero un ragazzino quando ho sentito per la prima volta Lucio Dalla, che mi ha fatto scoprire la buona musica italiana. Il brano che abbiamo scelto è Anne Marco, scritta da Dalla dopo aver visto il film La febbre del sabato sera. Siamo alla fine degli anni 70, anche in Italia vanno di moda le discoteche e anche i giovani italiani sentono il vuoto e la noia come i giovani americani rappresentati da Tony Manero. Qui però niente enormi discoteche scintillanti, ma uno squallido locale di periferia. Due ragazzi con personalità differenti, ma comunati da una vena di depressione e di sfiducia nel futuro. Però basta un incontro per far nascere un amore e far cambiare le loro vite. Il significato è che quando nella vita niente sembra andare per il verso giusto, un niente può bastare per cambiare tutto. Anne Marco. Anna, come sono tanti, Anna fermalosa, Anna per lo sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa, se chiude gli occhi le rosa. Stella di periferia, Anna cuore mio, Anna che vorrebbe andar via. Marco grasse scarpe e poca carne, Marco cuore in allarme, con sua madre una sorella, poca vita, sempre. Lungo di periferia, Marco comprando, Marco che vorrebbe andar via. E la luna è una palla di cielo pigliato, quante stelle nei flipper sono più di un miliardo. Marco dentro un bar, non sa cosa farà, poi c'è qualcuno che prova un amore, non si può andare in città. Anna bello sguardo non perde un ballo, Marco che a ballare sembra un cavallo, in un locale che non si chiama. Poca gente che li guarda, c'è una checca che fa il tiro, ma dimmi tu dove sarà. È la spada delle stelle, mentre ballano, si guardano e si scambiano la pelle, e cominciano a volare, con tre salti solo fuori dal locale, con un'aria da commedia americana. Sta finendo anche questa settimana, ma l'America è lontana. Dall'altra parte della luna, che li guarda anche se lì, a vederla mette quasi paura. E la luna in silenzio ora si avvicina, un cane che sente qualcosa, li guarda fare e se ne va. Marco avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene lontano, qualcuno mi ha visto tornare tenendosi per mano. Grazie.